La pompa Vito Small 50 nasce nella divisione macchine di proiezione e trasporto della Imer International S.p.A., Imer Group, marchio leader sul mercato delle macchine ed impianti per edilizia. Il progetto della pompa Vito multiuso Small 50 si fonda sul concetto di ampliare l'autonomia professionale del piccolo imprenditore, con grande varietà di applicazioni da realizzare con una sola macchina. Prodotta con componenti di qualità, motore con 3 livelli di protezione, con dispositivi di sicurezza nel rispetto delle più recenti normative CE. La Small 50 presenta un quadro elettrico con inverter esclusivo Imer per garantire la più ampia variazione di portata con massime prestazioni. Vediamo da vicino alcuni elementi importanti della macchina e dei suoi accessori, con alcuni suggerimenti per il loro corretto collegamento ed utilizzo. Il collegamento alla rete elettrica e l'allacciamento del misuratore di pressione di serie sulla Small 50 non presenta complessità. Il corretto inserimento della griglia di sicurezza sulla Small 50 è facilitato dalla presenza del sensore magnetico, che si attiva solo se il lato della griglia dove è presente viene posizionato a contatto diretto con il quadro di controllo. Il dispositivo di sicurezza interviene per bloccare il funzionamento della macchina appena l'operatore solleva la griglia di sicurezza. Il sensore magnetico, presente anche sul vibrovaglio, indica il lato che sarà a contatto diretto con la parete del quadro di controllo per consentire il suo corretto montaggio ed utilizzo. Si attiva anche in questo caso. Oltre al minore assorbimento di corrente elettrica, il compressore a membrana esclusivo Imer dà massima affidabilità operativa e richiede una ridotta manutenzione rispetto al compressore a pistoni. Le membrane si usurano meno rispetto al compressore con cilindri in linea, grazie alla circolazione dell'aria fresca con temperature operative nettamente inferiori. Prima di avviare la Small 50, vediamo in sequenza il montaggio del tubo per la mandata del materiale e del tubo aria. È facile anche il montaggio delle lance per lo spruzzo dell'intonaco tradizionale e premiscelato. La spruzzatura dell'intonaco tradizionale, con la diffusione regolabile, richiede l'uso del tipico deflettore a forma allungata. Il deflettore a forma appiattita serve per l'intonaco premiscelato, la cui spruzzatura può essere regolata. Nelle prossime immagini vediamo l'analogo montaggio della lancia speciale Imer che in combinazione con diversi deflettori permette di spruzzare materiali rasanti, pitture, di riempire fughe e di eseguire iniezioni. Consolidamento delle strutture con iniezione a pressione controllata è un'altra importante applicazione della Small 50. Un semplice montaggio del kit, l'allacciamento dei tubi ed una regolazione accurata della pressione conducono a risultati desiderati.
Ottenuta la miscela del materiale desiderato, si passa ad eseguire una delle tante applicazioni della pompa Vites MOL 50. Spruzzare l'intonaco tradizionale, composto da sabbia fino a 3 mm, calce e cemento, con elevato rendimento in condizioni di totale affidabilità, è certamente l'applicazione più importante della SMOL 50. In tempi ridotti e con la massima efficacia si realizza anche l'intonaco con materiale premiscelato. Nelle ristrutturazioni trova ampio utilizzo la spruzzatura del materiale premiscelato tixotropico, betoncino 0,7 mm, su rete elettrosaldata. L'applicazione richiede l'aria compressa fornita dal compressore membrane Imer o da compressori già presenti nel parco macchine dell'impresa. Il consolidamento delle strutture prosegue poi con la spruzzatura del materiale impermeabilizzante. L'iniezione di boiaca composta da cemento ed acqua viene effettuata per agevolare l'avvio del pompaggio con la SMOL 50, ma è nelle opere di risanamento che l'iniezione di boiaca a pressione controllata eseguita dalla SMOL trova un importante ruolo. Vediamo nelle immagini la sequenza delle operazioni di consolidamento con l'utilizzo dei componenti del kit iniezioni. L'utilizzo di vari accessori consente il riempimento di fughe sui muri, pavimenti di pietra, tramattoni faccia a vista. Per la rifinitura dei muri di pietra si procede alla realizzazione di fughe grezze con l'utilizzo di aria compressa. Senza l'uso dell'aria compressa è possibile pompare massetti autolivellanti premiscelati e alleggeriti. Polistirolo. Completata l'intonacatura, si passa alla finitura con materiale rasante. Lo schiacciasacchi e un coltello fanno scivolare il materiale pronto per lo spruzzo nella tramoggia. Da dove viene pompata e spruzzata malta fine, materiale rasante colorato, finire pittura.
veloce lavaggio della tramoggia e della griglia in acciaio inox con l'acqua, precede la pulizia dei tubi con la pallina di spugna di diametro adeguato al tubo, permettendo di preparare la nostra small per un nuovo ciclo di lavoro in un altro cantiere. La small e i suoi accessori si trasportano facilmente nel bagagliaio di una vettura familiare, permettendo al piccolo professionista edile di adeguarsi con estrema flessibilità e versatilità alle esigenze dei piccoli e grandi cantieri edili.